Ciao ragazzi, sono tornata con un nuovo video oggi dopo il successo dei primi due, veramente grazie per tutti i like, le visualizzazioni, sono super contenta. Oggi voglio farvi vedere una mia giornata tipica di ricarica dei carboidrati perché avevo fatto il video su una giornata low carb, oggi invece si ricarica un po'. E vorrei, se riesco, a farvi vedere anche una piccola lezione o se vogliamo chiamarla così, di posing e camminata che farò oggi dal mio preparatore, perché oggi dopo 3 settimane ho il primo controllo, il primo check della situazione prima della gara. La gara che, come avete detto nella descrizione del video, siamo passati praticamente da 8-10 settimane di preparazione ancora da fare a 5 settimane. Perché? Perché c'è stato un piccolo errore, insomma, di calcolo e la gara non sarà più a fine ottobre-inizio novembre, ma i primi di ottobre. Quindi aiuto, praticamente manca pochissimo, sono in ansia, non ce la posso fare, cioè sì, ce la posso fare, ce la devo fare e veramente grazie per tutto il vostro supporto, ogni giorno mi mandate messaggi, commentate le mie foto, i miei video con su scritto vai, ce la fai, sei grande, grazie, veramente grazie, siete la mia forza. Quindi vi faccio vedere la mia colazione stamattina, semplice, 50 grammi di pane di segale con dello yogurt magro, in questo caso in realtà era quark magro, ma dello yogurt greco va benissimo. Solo che il quark magro in realtà è più buono, più proteico, costa meno. Quindi vabbè. E con 2 cucchiaini di miele, che rende il tutto molto dolce. È una delle mie colazioni preferite. Vi faccio vedere anche cosa mangio a mezzogiorno. Abbiamo del riso basmati con del tonno al naturale e dell'insalata, sempre accompagnato con olio e aceto di mele. E spero di riuscire a firmarvi quindi la mia piccola preparazione alla posa, al walking, quindi alla presenza scenica sul palco, perché durante una competizione di bikini sì, è molto importante avere un fisico muscoloso, armonioso, bello, dei glutei alti, ma la presenza scenica è altrettanto importante durante, insomma, lo show. Durante la gara, quindi saranno curati i capelli, sarà curato il trucco, la presenza, il sorriso. Il mio preparatore mi dice sempre: ti voglio accattivante, quindi devo riuscire ad essere accattivante sul palco. Per ora sono ancora un po' ciompetta, come avevo scritto nel post di ieri su Instagram, però insomma ci si allena per migliorare sempre. Vi lascio la continuazione del video, un bacio! I was moving in slow motion. I was running towards the moon. When you touch me, it hurts like friends. 'Cause for you, I got no tolerance. Gets me out.
Le spalle meglio, vai. Bravissima, brava, visto quando sorridi proprio. Dal mio piccolo vi mando un abbraccio e coraggio. I was stuck in the deep ocean. I was moving in slow motion. I was running towards the moon. When you touch me, I hear sirens. 'Cause for you, I got low tolerance. Gets me out.